Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames und herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web ascoltatori e web spettatori di Radio Science. Sta per iniziare provvisoriamente i due compari più uno, la diretta dei lunedì sera di RadioScience.it. Dalle ore 22 fino alle ore 23 circa, naturalmente sempre orari italiani, vi terremo compagnia con Gianluca, Luca, Priscilla e l'immancabile, il mitico, il grande, l'insostituibile Saius! Vi ricordiamo che tutti i programmi li potete riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Saius. E tutti i nostri contatti, anche con la possibilità di scriverci e pure di intervenire in diretta, li trovate, e indovinate un po' dove? Su www.radioscience.it. Ed ora finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di Radio Science abbia inizio. Provvisoriamente i due compagni più uno, via! E buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori, nonché appunto web TV spettatori, come mi piace sempre dire, già cominciamo bene questa sera, è il vostro caro Gianluca che vi parla e che vi saluta con un calorosissimo abbraccio, naturalmente che va a tutti i nostri cari radio e web radio ascoltatori, web TV spettatori, dico così anche stasera, perché ricordiamo che siamo in onda, in diretta, alle 22 e 7 minuti primi, qui su Radio Science in www.radioscience.it. ringraziamo coloro che ci seguono. Io ringrazio appunto, visto il mio ritorno, giusto caro Science, ti chiamo già in causa da un paio di puntate. Dopo 30 di solito fai delle tirate di 10 minuti di ingresso, e invece adesso, dopo 30 sera... secondi mi tiri dentro. Ti prendo un po', non te l'aspettavi, no, caro Saius. No, ma no. Ti ho preso, è un'anticipazione questa, perché poi ti darò i meritati onori e oneri con tutti quanti i tappeti rossi e lo squillo di trombe e quant'altro. Sarà Saius. E quindi, cari amici, vi ringraziamo per essere al nostro ascolto nel nostro sito. Ringraziamo coloro che rimandano e demandano, come mi piace sempre dire, il nostro segnale, quindi anche le altre radio che adesso Saius nominerà, e naturalmente coloro che ci ascoltano poi nella puntata che va in onda in differita, mi piace dire così, mi sembrano un po', caro Saius, come le vecchie partite di calcio, no? Quando erano in differita. E quindi ringraziamo coloro che ci ascoltano e per essere sempre più numerosi e presenti. Io ringrazio personalmente tutti coloro che mi supportano e sopportano, mi sopportano, e naturalmente per questo mio rientro dopo mesi di assenza qui in radio per motivi vari di impegni lavorativi teatrali e quindi quant'altro, adesso siamo qui. Questa sera, cari amici, come ospite abbiamo, l'avete già letto anche nell'evento, che per chi ci segue appunto siamo nel web, come ospite abbiamo un musicista che deriva dalla rete, uno dei tanti che noi andiamo a scovare, vero Saius? Ed è Gabriele Bocchicchio. Naturalmente Gabriele lo vedete già in video, che, a cui diamo un saluto, ma lo teniamo lì. Buonasera. Grazie Gabriele, ciao, buonasera a te. Lo teniamo lì un attimo per qualche minuto. Fermo lì, non ti muovere, non ti muovere. In un cantuccio, oh, che non è da assaggiare. Con Gabriele, tira un po' sulla voce, dai, dici ciao! Ciao a tutti! Ecco. No, senti, io l'avevo capito che c'aveva il microfono lì appeso, vedi, è penzoloso il suo microfono. No, scherzo a parte, ciao Gabriele. E quindi, cari amici, ci potete vedere tra poco. Gabriele lo chiamiamo con i meritati onori e in causa, e tanto lì lo potete vedere chi è in radio, in web TV, soprattutto nel sito, e cominciare anche a fare domande per quanto riguarda questo nostro autista. C'è già un'affermazione della Clara, ecco, mitica. Ci ha salutato, toc toc, prima ci siete, un salutone a tutti, e boh, adesso ha scritto che figo.
Non è rivolto a te, Gianluca. Ciao, no, Clara. Lo so, non c'è pericolo. Sì, è un bel ragazzo, Gabriele. Lo ammetto, no, senza nessuna. E allora, cari amici, passiamo la parola al grande, al mitico, all'immenso, all'incommisurabile. Signori, non sono qui per vendervi foche, volevo dire al grande mitico, questo signore che ha creato, prodotto e continua a mandare avanti imperterrito questo network si espande come la sua panza sempre di più, il grande mitico, grande grosso Saiuz! Il pazzo, perché solo un pazzo il può pazzo. Continuare imperterrito, uno non sano di mente. Comunque, ciao a tutti cari amici, e il vostro Saiuz qui, ma Gianluca, mi mancavano questi tuoi, diciamo, come devo dire, queste tue presentazioni così calorose, lo vero, sai? Vero. Sì, vero. Ciao Clara, vabbè, non diciamo niente. Allora, io volevo ricordare due cose essenziali perché sono importantissime. Innanzitutto, per chi volesse mettersi... cioè, io voglio andare su Scherzi a Parte, capite, per questo? Ci riesci bene. No, per chi volesse mettersi in contatto con noi e soprattutto porre domande al nostro ospite, insomma, anche per chiedergli ma chi sei, cosa fai, ok? Non diciamo da dove vieni, eccetera, ma può farla tranquillamente, non solo nella chat, ma telefonando alla 0422 16 26 622, lo mandiamo direttamente a chiacchierare con l'ospite, oppure può mandare un se mamma sapesse, un SMS. Io ti interrompo perché ne hai dette 3-4 una dietro l'altra, non posso non essere il fascino tuo, insomma, non sono insensibile a questo tuo fascino di sproloquiatore. Mi manca un po' Luca, con cui, ecco, un po' prenderti bonariamente in giro per le tue, lo mandiamo direttamente in onda. Ma Luca, secondo me, mi ascolta. Si ascolta, è un grande saluto appunto al mitico Luca, che ricordiamo anche essere presente, diciamo un po' alternati alla conduzione, non siamo più insieme perché Luca è impegnato il giovedì sera con una nuova trasmissione. Ricordiamo Saiuz come si intitola e di cosa si tratta. Perché tu non lo sai come si intitola? Esatto, perché io da direttore artistico sono un po' indietro, la mia assenza, insomma... Va bene, no, sì. Aspetta, io ti leggo innanzitutto la chat, che è la Clara che dice sempre è figo anche il mitichino Gianluchino, e poi sai, però è super, super sai, super latino, quindi l'appuntamento, dicevo, no, io volevo dire due cose perché così torniamo nei ranghi, chi volesse mettersi in contatto con noi, un se mamma sapesse, il cosiddetto SMS alla 393 7880 195. E un'altra cosa importante, non accettiamo voucher oppure assegni, ma accettiamo anche messaggi audio da WhatsApp da mandare in diretta. Quindi, insomma, fatevi avanti, insomma, ne avete per tutti i gusti, come volete mandarci a quel paese, lo fate tranquillamente con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, inimmaginabili. Perfetto, Gianluca, 22:12, sì. Qua l'altro poco dobbiamo chiudere la trasmissione, perché... Claudia, cioè Gabriele, sempre lì. Sì, esatto. Naturalmente sempre un saluto all'aiuto in regia al mitico Ugo. Testa di caso, no Ugo. Che questo, non so come mai questa scelta di nome, ma spero verrà un po' riveduta. Ma comunque è comica. Noi sappiamo che le parolacce da noi non si dicono, non esistono, no, perché questo... siamo... Esatto, quindi però è carino questo gioco da parte del mitico Ugo, lo ringraziamo sempre per l'aiuto che ci dà in regia e ringraziamo tutti coloro che naturalmente ci ascoltano anche dall'estero, a cui diamo un caro saluto a tutti i nostri connazionali sparsi per il mondo, specie qui nella nostra vicina Europa e oltreoceano. Un abbraccio a tutti loro, a tutti coloro che ci ascoltano in varie fasce orarie, tra l'altro, e quindi che potranno magari anche divulgare il nostro segnale. Andiamo un po' con Gabriele, caro Gabriele. Ciao, allora, Gabriele! Ti richiamiamo, anzi dovrei fare una presentazione fatta bene, giusto? Come farei? Allora adesso andiamo al nostro ospite di questa sera, all the way long from Italy. Ma ti manca il bicchiere di grappa in mano, però. No, non bevo, sono stereo, sai, Gabriele Bocchicchio. Ciao Gabriele. Ciao di nuovo, ciao a tutti. Ufficializziamo questo tuo...
entrata, anche se sei lì naturalmente visibile da quando siamo andati. Io non mi mostro ancora in video per ovvi motivi ancora fisici, e comunque sì, ha la panza che traborda, sì. Non solo. Veniamo a noi. Allora, come ben sanno i nostri ospiti e tutti, e anche tu insomma, ti abbiamo detto, questo è uno spazio che, in cui il grande e mitico Saiuz che mette a disposizione insomma per tutti. Quindi l'ospite della serata sei tu, parliamo di te. Sei, potrei iniziare come finiva la trasmissione, un noto presentatore, infatti non faccio una domanda a piacere, una risposta e quant'altro, no, però partiamo un po' dal fatto che, allora, come ben sai naturalmente, Saiuz non è sotto SIAE ed è su piattaforme tipo Jamendo e quant'altro, quindi ecco che entriamo un po' anche nell'argomento Gabriele. Esatto, un po' anche da dove ti abbiamo un po' scoperto, no? Scovato, diciamo così, per cui anche merito a Saiuz che va a scovare e poi da spazio. Per cui, come mai questa scelta anche da parte tua, è una domanda un po' scontata, di Jamendo, ma quella ci permette poi inevitabilmente di ampliare il discorso. Beh, dai, in fondo per me non è solo Jamendo, io pubblico musica anche su Petrucci Library, non so se conoscete. È una piattaforma in cui si condividono e si distribuiscono anche le proprie opere in partitura, quindi io sono anche lì dove condivido i miei lavori, ciò che scrivo, musica prettamente classica. Poi sono anche su SoundCloud. Beh, comunque la mia è una filosofia, diciamo, cioè lavoro in molti ambiti, e tra cui le cose che faccio anche diciamo quasi gratuitamente o comunque con qualche rimborso, diciamo li regalo un po' così alla comunità, se così si può dire. Io non cerco popolarità, in realtà io sono un piccolo artigiano della musica, cerco di lavorare, di fare le cose al meglio, e una volta che ho finito un lavoro, poi sono stato ricompensato, lo lascio libero, insomma non lo metto sotto SIAE. Mi sembrava una cosa interessante anche per, come adesso, per esempio, che ho scoperto che esistano radio che vanno in giro a cercare insomma, artisti, musicisti, come avete trovato me. Questo è molto bello. Sì. Ti ringrazio, è anche bello quello che dici, no? L'artigiano, l'artista della musica. Mi riallaccio un attimo per fare ancora, permettimi, in autoproclamazione, i complimenti a Saiuz, perché in effetti questa filosofia lui ce l'ha insomma da quando è nato a tempo fa, e come vedi non è, a differenza, no, di come di solito gira il mondo, non è l'artista che viene a chiedere a noi, non è solo, ecco, diciamo, l'artista che viene a chiedere a noi, ma siamo proprio noi che quasi con merito andiamo a dire all'artista: guarda, sai che pubblichiamo i tuoi brani, ti interessa venire. Quindi è ammirevole quello che fa Saiuz, su questo gli faccio un plauso, perché in effetti sono poche le radio. E quindi grazie Gabriele. E quindi ti volevo dire, per quanto riguarda invece la musica come composizione, beh, bello quello che dicevi, che non cerchi la popolarità, ma il fatto è bella questa cosa, no? Quindi anche di regalare, no, al mondo l'artigiano della musica, mi è piaciuta molto come definizione. Da dove parti quando inizi a comporre? Soprattutto mi dicevi, hai accennato un po' della musica classica, no? Sì, sì, sì. Sì, sì, che poi è la base di tutto, diciamocelo chiaramente. Come dico sempre io, anche per l'hard rock e il rock si parte sempre dalle scale della classica, della lirica e di quant'altro. Però al di là di questo appunto, sì. Vabbè, nel senso, sì. Si lavora, io lavoro, cioè studio composizione, e quindi ho imparato delle tecniche di scrittura che si possono un po' piegare alla volontà di chi te la chiede, chi commissiona dei brani da destinare. Per esempio, ho fatto cortometraggi, lavori in teatro, quindi insomma, dove parto? Io mi faccio un po' due conti su quello che la gente si aspetta o chi mi chiede qualcosa, e cerco di lavorare un po' con i mezzi che ho a disposizione. Poi mi metto così con un quaderno e scrivo e butto giù le idee, la musica, che in modo molto razionale. Il mio approccio alla musica è molto razionale. Giusto. E quindi ascolto molta musica, sono abbastanza aperto, cioè mi emozionano ancora brani di Beethoven, di Brahms, fino a contemporanei come
Ligeti, Luigi Nono, o chi so, Steve Reich, tutti i musicisti ancora viventi. Però mi lascio emozionare anche dai Clash, dai Ramones. Cioè, sono un ascolto di tutto, ecco, non disprezzo niente. Ovviamente la musica, quella da spazzatura, cerco di evitarla, insomma, non troppo commerciale. Okay. Cerco delle cose perché ci sono delle cose interessanti anche nella musica commerciale, basta saper ascoltare. Giusto, quindi giusto. Insomma, il mio approccio è molto aperto in tutti i sensi, però lavorando con la musica cerco di scrivere in maniera tecnica, come si fa con la musica classica. Quindi si parte utilizzando degli schemi, tipo di frasi o periodi di frasi, dopodiché si armonizza e si lavora poi alla fine su una specie di orchestrazione. Poi dipende da quello che uno deve fare, insomma. Posso intervenire un attimo? Scusami, sì, Gianluca, certo, volevo intervenire perché volevo mancherà. Mandare il primo brano, perché siamo già alle 22:20. Non solo, ma anche per far capire... No, perché giusto far sentire anche la musica di Gabriele, però volevo chiedergli una cosa, ma se secondo te, Gabriele, in Italia arriveremo mai come all'estero? Perché io so benissimo che conosco, cioè seguo molti artisti all'estero che sono sotto licenza Creative Commons e vivono con la licenza Creative Commons, cioè non è che è come in Italia, no? Perché in Italia dobbiamo prendere e non dare. Cioè, io invece sono del parere che qualche cosa bisogna anche dare, perché un artista quando ci mette del suo ti elogia il fatto che doni la tua musica, eccetera, però secondo me bisogna che anche chi apprezza la tua musica doni qualche cosa a te, cioè, non so se rendo l'idea. E mi piacerebbe sapere se secondo te in Italia arriveremo come all'estero, insomma, negli Stati Uniti, in Germania, eccetera, che con la musica Creative Commons ci vivono tranquillamente gruppi, cantanti, eccetera. Beh, dal mio punto di vista, in Italia, cioè, non ci vedo molte prospettive, però diciamo che con questa nuova era web sia possibile raggiungere più persone in giro per il mondo, quindi insomma possono esserci tante possibilità anche per artisti meno conosciuti, come lo sono io, tra l'altro. Quindi insomma, diciamo, la speranza c'è. Pronto? Ci siete? Sì, tranquillo, perché a un certo punto ho sentito un... Sì. No, ci siamo affascinati dalle due... stavamo ascoltando, a un certo punto. Ascoltando con molto interesse. No, anche perché, se posso permettermi, caro Saius, e mandiamo subito un brano di Gabriele, anche per un semplice fatto, non solo per l'orario. Di mandare questo, se è d'accordo, Gabriele. Sì. Ok, leggi pure, Gabriele, e conferma con un cenno. E no, sì. Scherzo. Okay, siccome sì. Interessante. Un brano in sette parti. Sì, esatto. Così possiamo anche capire, magari ce lo spieghi anche. Tra l'altro sentivo prima che dicevi, mentre ti ascoltavano, che anche produzioni per teatro, per quant'altro, quindi anche, immagino, musiche per spettacoli, quindi è molto interessante la cosa. E si vede, se posso permettermi di farti naturalmente un complimento direttamente o indirettamente, e si vede che comunque c'è spessore e cultura dietro, non è che sei improvvisato, non solo perché mi hai mostrato lo spartito e perché hai studiato composizione, che quindi vuol dire che c'è una base classica con un controzoccolo, dico, per essere molto, molto raffinato. Ancora devo crescere. Non ho raggiunto mai niente, però piccoli obiettivi. Però insomma è ammirevole questo, e poi si sente, insomma, ed è apprezzabile quello che dici, non solo perché lo concordo pure io, però anche bello sentirti dire queste cose. Andiamo col brano, Gabriele, allora. Certo, resta forte. Esatto, che ci spiegherai dopo, intanto lo facciamo ascoltare, no, così contestualizziamo, su radioscience.it. Partito! Ti è piaciuto come l'ho detto, dolce? Sì. Aspetta che me lo...
Ed eccoci di nuovo qua in diretta alle 22:26 minuti primi su radioscience.it. È il vostro Gianluca che vi parla e vi dà di nuovo il ben ritornati dopo aver ascoltato questo brano del nostro ospite che abbiamo qui questa sera. Anzi, rigiriamo subito, caro Science, senza perderci in ciance, chiacchiere e distintivo, come dicevano in un film famoso, rigiriamo subito la parola a Gabriele, che naturalmente i nostri amici web radio ascoltatori, ma soprattutto web TV spettatori, lo possono anche vedere nel nostro sito andando nella web TV, cliccando appunto il player che appare sotto, già disponibile, anche per spiegare un po' come funziona il sito, che è molto semplice, è sempre rinnovato dal mitico Saiuz. Gabriele, allora, abbiamo ascoltato finalmente un primo brano, anche un po' per contestualizzare, di introduci ed entrare nel tuo mondo musicale, e un po' quello che ci dicevamo fuori onda lo possiamo anche ripetere qui, non abbiamo nulla da nascondere, ecco, e non è nulla di scabroso, anzi, ed è un po' la domanda un po', no, ignorante, perché è questa che si vuole fare, un po' come se fosse una domanda, no, ignorante nel senso buono, nel senso che di chi non conosce, che ti chiederebbe, ma allora questa musica che abbiamo ascoltato, no, non cantata, quindi come mi dicevi ha un preciso standard di format, ce lo vuoi spiegare? Sembra un po' professore, no, non ho capito. No, sono cose molto molto semplici, sono semplicissime. Io praticamente questi sono una piccola parte della mia produzione. Scrivo musica da tanto tempo e la destinazione della mia musica è un po' per tutto, da musica applicata a video, in teatro, anche piccoli eventi per bambini, insomma scrivo musica e lascio la mia musica a disposizione dei miei tantissimi amici, e questo appunto fa parte di una serie di colonne per degli spot che sono stati fatti per degli eventi a cui noi abbiamo voluto dare uno spessore diverso, insomma, un nostro piccolo contributo con il nostro artigianato, appunto, come per ripetermi. E quindi, diciamo, ho creato un piccolo format in cui riuscissimo, cioè in cui siamo riusciti in 2 minuti e mezzo, 3 minuti, che era il nostro spazio per fare lo spot, a fare una musica che fosse incalzante in qualche modo. Quindi, cioè, cercavo di trovare, per usare una metafora, le parole giuste per il contesto giusto, quindi questo appartiene, diciamo, a un contesto specifico. Poi ho altri lavori che su Giamendo ora non mi ricordo se ci sono alcuni lavori di diverso tipo, insomma, però se uno vuole ascoltare su SoundCloud ci sono anche lavori che ho fatto per teatro anche abbastanza datati, ora tipo 2010-2011. E poi ci sono lavori che non posso pubblicare perché alcuni sono sotto copyright, altri non possono essere pubblicati perché ci sono con i lavori video, uno in particolare, un cortometraggio in cui abbiamo vinto dei concorsi, cioè il film ha vinto dei concorsi, che ovviamente lì la decisione spetta alla produzione, quindi io, diciamo, ho solo lavorato. Certo. E quindi, insomma, abbiamo girato un po' il mondo grazie a questo lavoro, e quello sarebbe stato interessante, ecco, da analizzare, perché c'è stato un lavoro un po' più curato. Sì. E adesso stiamo lavorando ad un po' più fragio, quindi, diciamo, è il mio principale. Ma dove lo possono trovare questo lavoro qua? Si trova su YouTube da qualche parte? Da dare qualche indicazione a chi ci ascolta per andarsela a guardare, insomma. Il film si chiama, è un'animazione, si chiama Cantarella di Diego Dada. Okay. Non è possibile visualizzarlo perché, cioè, ci sono delle opere d'arte all'interno che noi abbiamo pagato i diritti per l'utilizzo, però purtroppo non può essere pubblicato, cioè solo per girare per i festival. Quindi siamo un po' vincolati su questo. Ho capito. Purtroppo sì. No, perché comunque è molto bello e interessante anche ascoltare questo brano e mi trasportava un po' in un'atmosfera. Tra l'altro, nello specifico, questo che abbiamo appena sentito, per cosa l'avevi pensato e composto in particolare?
come dicevo, per uno sì. spot. Era uno spot. Uno spot, sì, sì, intendo. Sì, ma perché spot di cosa intendo? Cioè, era, perché mi, adesso poi mi hai detto dei bambini e quant'altro. Sono curioso, non senza fare pubblicità, ovviamente, la cosa, se non è possibile. Di cosa parlava lo spot? Sono spot di eventi, quindi. Ah, ok, in senso lato, diciamo. No, no, se uno va sul sito sì. del comune di Peccioli, ah, okay. provincia di Pisa, sì. lì facciamo un po' di pubblicità. Sì. Solo lì sono disponibili tutti gli eventi che loro fanno e ovviamente anche gli spot che abbiamo curato noi. E quindi, esatto, e quindi si sente la tua musica in sottofondo. Perché... Sì, c'è anche un documentario che abbiamo fatto noi, insomma, sono alcuni lavori. Beh. Sulla loro pagina ci sono diverse cose. Perché mentre l'ascoltavo mi trasportava e mi, non so, riecheggiava in testa anche immagini molto carine, insomma, no? Poi quando ci hai spiegato per cos'era, e comunque sì, in effetti, no, bella anche questa cosa che dicevi del fatto di mettere a disposizione, no? di fare, che poi è fruibile, no? da tutti, se uno deve fare una cosa, avere una musica così, e si sente comunque che c'è spessore sotto. E, scusami Gabriele un attimo, richiamo Saius così tra di noi, sì. perché naturalmente sto un po' trascurando la chat, mi pare di capire, grazie a Ugo che ci tiene un po' in allerta, vabbè, che Clara sta ancora scrivendo, che naturalmente si vede che Gabriele è una persona di spessore, no? Così insomma, che non scoppiazza, che comunque o leggo male, perché anch'io ho i miei problemi. E dopo è bella anche la battuta della Clara che diceva che secondo me Gabriele, vedendo l'espressione, si sta chiedendo ma dove sono finito, e lei ti ha scritto tranquillo Gabriele, non sono pericolosi, quindi non sto leggendo, no, però te riferisco io, quindi insomma okay. sono e dopo che naturalmente si vede che insomma sei una persona di spessore, che è quello che naturalmente ho notato anch'io e mi piace. Io direi, caro Gabriele, se dici di ad ascoltare, di approfittarne per ascoltare un altro brano, visto che ci siamo, e poi continuare la nostra chiacchierata, abbiamo ancora un'altra mezz'oretta, ne abbiamo da dire, e magari dicendo, che ancora mi pare che non l'abbiamo fatto molto chiaramente, i tuoi contatti, anche come ti possono contattare, dove non possono trovare le tue cose, ovviamente in Giamendo, e quindi dando il tuo nome, esatto, insomma, vite, morte e miracoli, dai, esattamente, anche perché ovviamente per un po' promuovere i tuoi contatti e quant'altro. Cosa andiamo ad ascoltare adesso, Gabriele? Come puoi notare dalla scaletta che il grande Saius ci manda qui in sovraimpressione per noi dietro le quinte. Adesso cos'è? Solstice? Sì, esatto. Solstice. Sì. Okay. Ecco, questo brano di che si tratta praticamente? Per cosa era stato composto, quindi, nella fattispecie, quale occasione? È sempre per spot. Sono la maggior parte okay. dei lavori che sono su Giamendo sono quasi tutti spot, quindi spot pubblicitari. Solstice okay. è il titolo che ho dato perché era nel periodo invernale vicino a Natale, quindi sostizio okay. esatto, sostizio d'inverno. Esatto, e quindi no, bella anche questa cosa che in base a uno si fa. Va bene, allora ascoltiamo Solstice di Gabriele, e naturalmente poi Gabriele dopo andiamo a dare i tuoi contatti, perché se qualcuno volesse contattarti anche per chi lo sa, anche qualche collaborazione, l'associazione che avesse bisogno anche di avere una tua collaborazione, perché no, almeno sapere dove e come contattarti, insomma, se possiamo esserti utili ed aiuto, per noi non può essere che un piacere. Certo. E allora, cari amici, grazie Gabriele, andiamo ad ascoltarci, grazie a voi. Figurati, ad ascoltarci Solstice su radioscience.it, il tutto sempre ascoltabile anche su Giamendo, dove il nostro Gabriele ha le sue composizioni. Vai Science dalla regia. Partito! Thank you.
E buonasera, bentornati qui su www.radioscience.it. Qui vi parla Priscilla, finalmente sono tornata a farvi compagnia questo lunedì sera con Gianluca e Gabriele Bocchicchio. E prima eravamo rimasti appunto ai contatti, i contatti di Gabriele. Gabriele, non so se vuoi dirci i tuoi contatti, come può contattarti la gente, se sei su Facebook, su YouTube o su altre piattaforme. Sono un po' dappertutto, non ho un sito, anche perché dicevo prima a Gianluca che non sono molto popolare, non cerco popolarità, quindi mi limito solo a stare nei paraggi dei social network. Quindi Facebook ci sono, quindi basta digitare il mio nome, e su SoundCloud, dove sono presenti moltissimi brani lì, più di Giamendo. Okay. Su YouTube ho un piccolo canale, però non lo utilizzo moltissimo. Io non sono proprio un tipo web, non so come dire, però cioè, lo uso perché so che comunque è necessario, ecco, quindi anche perché oggi si fa così, quindi. Però mi piace molto stare dietro le quinte, lavorare nel mio studio e fare le mie cose, quindi non sono proprio un promoter di me stesso, purtroppo. Gianluca, quanto mi piace questo accento toscano. Ah, bene, mi fa piacere, no? non mi chiede poi la Coca-Cola, a me... perché... Sì, esatto, non cadiamo nei luoghi comuni, quelli di bassa lega, no. Anche perché Gabriele è di alto livello, se posso permettermi. Anzi, è un piacere appunto parlare con lui, cara Priscilla, perché insomma si vede che è una persona di spessore e un artista naturalmente altrettanto di spessore, nel senso che non è lo dico non per denigrarlo, ovviamente l'ultimo arrivato o come tanti magari che si mettono a fare musica, ma lo vedi insomma che dietro c'è uno studio e comunque una cultura ben solida che lo sostiene, che di cui lui poi è un gran portavoce. E quindi è un piacere parlare con Gabriele, veramente, anche per questa sua umiltà, se posso permettermi, Gabriele. Naturalmente non è che ci conosciamo, però ovvio, per quello che trasmetti è un piacere, anche mi piace quando dici non cerco popolarità col web, lasciatemi in pace quasi. Però è vero che sì, ci sta, insomma, nel senso che poi quando viene pubblicato web si sa che c'è anche questo mezzo di divulgazione, diciamo così, no? Non per niente siamo anche noi. Però è bello farlo come lo stai facendo tu, con molta intelligenza, saggezza e umiltà, insomma, da quello che può trasparire, almeno apparentemente quello che vedo io. Giusto, Prisci? Esatto. E tra l'altro, se non erro. Tra l'altro ho scoperto che io e Gabriele, anche se non ci conosciamo, ci siamo sentiti adesso praticamente per la prima volta, abbiamo anche degli amici in comune. Vorrei sapere se... conosci appunto il musicale, che è un contest che hanno organizzato, credo, dalle tue parti, no? Se magari hai avuto modo magari di partecipare o insomma di collaborare con questi ragazzi che organizzano comunque delle cose molto belle a livello musicale. Sì, conosco, però io non partecipo quasi più a contest. Non mi esibisco neanche quasi più, lavoro proprio come compositore, cioè cerco di scrivere musica, non ho molto tempo con il lavoro, impegni, quindi diciamo ho un po' mollato la presa per quanto riguarda le esibizioni live, anche se diciamo mi manca un po', può darsi che riprenderò presto. Speriamo, dai, sarebbe bello anche magari vederti in qualche live o comunque, insomma, è certo. Un aspetto anche di un artista, diciamo, che è molto importante, secondo me. Sì, sì, no, lo è che ultimamente scrivendo musica anche orchestrale diventa un po' difficile riuscire a tirare su ensemble, sì. Anche perché, insomma, comunque molti lo fanno per lavoro e a me non piace chiamare la gente a lavorare gratuitamente, quindi... solo se ci sono dei rimborsi o comunque se troviamo un accordo, perché non tutti la pensano come me, ovviamente. E poi è giusto grande che... Gabriele, se posso permettermi questa mia incursione, perché è una cosa che condivido nel rispetto reciproco e che viene spesso, certo. Siamo capiti, bravo, basta, scusa, no. Torno nel mio cantuccio, mi escludo anche l'audio, così non sono tentato di interromperti, ma volevo virtualmente abbracciarti nel senso buono e vi lascio continuare, ciao. Grande Gabri. Io volevo dire a Gabriele,
volevo dire a Gabriele che dalla chat Clara ci scrive: finalmente qualcuno che fa musica un po' ricercata, che studia e che non si ferma a scopiazzare i vari urlatori finto rocchettari tanto di moda, mi piace. E poi un saluto da Marco che si scusa per il ritardo e augura buona serata a tutti. Quindi ciao a Marco e a Clara, insomma, quindi ti ritrovi in queste parole di Clara, no? Beh, non lo so, io la considero molto semplice la mia musica, ringrazio Gianluca per i complimenti, però non la considero di spessore. Per me i musicisti di riferimento sono un po' più alti, ecco, insomma, diciamo il mio modello ancora non ho raggiunto, però mi limito con i miei esperimenti, con le mie tecniche acquisite al momento, poi non mi fermo, ecco, diciamo quello che avete ascoltato è proprio una piccolissima parte di me, quindi c'è ancora altro, certo. Quindi i lavori che ho adesso in corso, nuovi progetti, stiamo facendo un lavoro da portare in Germania, un altro lavoro, poi ho fatto anche installazioni artistiche, quindi c'è cioè, sound art, queste cose qui per provare semplicemente, quindi non mi sono mai precluso alla possibilità di sperimentare, perché penso che sia bellissimo fare esperienze poi con il suono, con artisti anche di diverso background, insomma, molto bello. Beh, certo, bella questa cosa comunque, Gabriele, che stai dicendo, però è sempre affascinante comunque sentire, anche se ovviamente tu in maniera molto umile dici ma su piccole cose, no, però è sempre bello sentire anche queste composizioni, anzi adesso ne ascolteremo una a breve perché sono già le 22:46 e volevo anche ribadire, cara Priscilla, il concetto di, vedi come anche Gabriele è molto ampio, no? di vedute, di sì, cioè non è che si fossilizza in un genere oppure, e comunque ha dei modelli molto alti, quindi è anche bello perché senti che stiamo parlando di spessore. Mi sono perso perché avevo una domanda per te, Gabriele, e non me la ricordo più, ma era interessante, e per cui vuol dire che quando c'è una cosa interessante è colpa mia. No, è colpa mia perché mi sono, sai, tra i vari giochi che noi abbiamo qui, non in regia ma dei monitor, ho detto devo chiedere una cosa a Gabriele, ecco, tra l'altro mi viene in mente, è bello, caro Gabri, perché ogni tanto agli ospiti giustamente chiediamo, perché sono artisti, musicisti, quali sono i prossimi eventi dove si esibiranno, se qualcuno vuole andare a vedere. Ovvio che in questo caso la domanda è un esatto. po' si, no, no, si ma in placa realtà, da sola no, no, però, ma in realtà se hai fatto qualcosa da consigliare, ovvio, sì, sì, no, scusa. Ho fatto adesso di recente un piccolo evento, quindi dove ho curato una parte musicale per un evento che qui a Vinci, dove vivo io, c'è una mostra, si chiama La Mostra Impossibile, dedicata a Leonardo da Vinci, in cui ci sono queste opere riprodotte in scala 1:1 di proprietà della RAI, in cui insomma sono state fatte degli interventi di letture di poesie con i miei commenti musicali, quindi come dicevo prima, le piccole occasioni mi esibisco anche, insomma, in varie forme, usando, anche certo. usando anche l'elettronica in alcuni casi, infatti questa serata ho usato sia acustica che elettronica, insomma molto molto bello è stato, io mi sono divertito, piacevole, quindi questo è stato un evento recente. Poi i miei prossimi eventi non lo so, uno sarà a Colonia proprio per un'installazione sonora, e un'altra a Monaco, perché ho dei contatti con un architetto che fa questi lavori che si chiama Giampaolo Di Cocco, un grande artista dal mio punto di vista, e quindi niente, collaboro anche con lui anche fuori dai confini. E quindi se qualcuno è in zona Colonia o giusto o Monaco perché ci sono anche amici dalla Germania o comunque dall'estero che ci ascoltano, sì, ce ne ho molti a Berlino,
Ecco, che quindi salutiamo, tra l'altro la grande Germania, che pure io conosco, caro Gabriele, e che è avanti per tante cose, come noi ben sappiamo, specie musicalmente, artisticamente, per la cultura che ha per queste cose, ovviamente sappiamo bene che è inutile che ribadiamo. E quindi salutiamo gli amici, se siete lì in zona, casomai, caro Gabriele, farai sapere le date in cui, se ci sono questi eventi ed esibizioni. Lo pubblicherò su Facebook, anche perché sono installazioni, quindi dureranno per alcuni mesi. Esatto, quindi sarà, se capita pure a noi andare magari in zona Colonia, Köln o Monaco, München o Berlin, magari ci facciamo un giro dove c'è la tua installazione e ci andiamo a vedere. E naturalmente, caro Gabri, se tu hai bisogno di Science of Network come cassa di risonanza, noi abbiamo delle belle casse ampie, ecco, che puoi pubblicare o comunicare a Science, e noi saremo ben lieti di naturalmente promuovere o far conoscere al grande pubblico, il nostro pubblico, insomma, i tuoi eventi, o comunque le prossime, ecco, in questo caso sono collaborazioni e i prossimi progetti in cantiere. Direi di ascoltare un brano, che ne dite, alle 22:50 minuti? Certo, ma io stavo pensando questo. No, vi ascoltavo. Le 11:10 ora locale. Ora locale. non siamo a Colonia, non siamo a Monaco, non siamo. Anche se Anon 0261 dice, e ci facciamo anche una birra mentre andiamo a trovare. Ma Gianluca non beve, quindi si fa solo la grappa lui. Esatto. Se la inietta direttamente in vena. Ringraziamo sempre la chat, Clara, che salutiamo, e il grande mitico Marco. Che come ha detto Priscilla in precedenza, si scusa per essere arrivato in ritardo, anzi lo ringrazio di cuore, questi cari amici Marco, pensaci tu, e Clara. E Clara, caro Gabriele, diceva che si trova pienamente d'accordo con te per quanto riguarda il fatto che il lavoro va riconosciuto, quindi, come dicevi tu in precedenza, tendo a non chiamare mai nessuno a titolo gratuito, insomma, anche per rispetto del lavoro della corporazione, sì. E poi, come dico io, anche per un rispetto di rapporti che si possono essere, specie se d'amicizia, no? Perché proprio perché sei amico, non ti chiamo per sfruttarti gratuitamente o per fare, anzi, ci tengo a tutelarti in quanto amico ed avere il giusto, insomma, riconoscimento anche economico, che non vuol dire rubare o fare altro, vuol dire semplicemente riconoscere quello che è. Quindi, esatto, andiamo ad ascoltare. Bello questo titolo del prossimo, Walter Waltz, giusto? Walter Waltz. Walter Waltz, esatto. L'ho detta un po' l'italiana, come è un gioco di parole. Infatti, sì. Lì dovevo presentarla io, allora, col gioco di parole. Io non sono molto bravo con i titoli, però cerco di essere. No, no, perché Gabriele, come li leggo io, che fa spavento, hai capito? No, però è bello sto fatto, no, che giustamente, come dici, e con i titoli magari. Qual è stato, allora, a questo punto, caro Gabriele, mi viene da chiederti, lo spunto per questo titolo? Allora, prima era il solstizio, perché era vicino, era dicembre, e questa volta lo spunto a questo titolo è un po' più banale. Allora non lo vogliamo sapere. No, vabbè. Avevo scritto scrivere Walzer, avevo scritto Walzer, e quindi da lì ho detto, ce lo lascio. L'avevo un po' immaginato che fosse un errore di battitura, per cui poi ci hai giocato col secondo giro, esatto. E con il genitivo sassone, quindi è bellissima cosa. Va bene, allora ci ascoltiamo questo brano, Walter Waltz. Andiamo con Walter Waltz. Esatto, col valzer di Walter, di Gabriele Bocchicchio, che è ospite qui questa sera, lunedì 9 maggio 2016, ore 22:53. Tra poco andremo a volgere al termine di questa trasmissione in diretta, che potrete riascoltare. Se volete interagire col nostro ospite, con Gabriele, scriveteci in diretta sulla chat, oppure andate nelle sue pagine in Facebook, YouTube e quant'altro, ingiamendo.com, dove troverete Gabriele Bocchicchio come musicista e artista. Intanto godiamoci questo brano su radioscience.it. Partito!
subito. E buonasera, bentornati qui su www.radioscience.it. Qui vi parla Priscilla. Finalmente, dopo la prima mezz'ora che non c'ero, potete stare in mia compagnia, i miei cari teleamici, web, radio, ascoltatori. Ormai non so più. Tutto parte. Insieme. Perché gli hai dato la parola? Perché? Beh, pensa a me. Esatto. E allora, siamo qui con il nostro ospite Gabriele Bocchicchio e avevo una domanda per lui. E, appunto, so che suoni il pianoforte, volevo chiederti quindi che rapporto hai con la registrazione dei tuoi pezzi, ovvero come componi anche, se ti avvali di qualche, magari, non so, software o hai delle collaborazioni particolari. Beh, faccio quasi tutto da solo. Poi ovviamente se qualche amico mi aiuta con qualche strumento che non so suonare, tanto meglio. O comunque quando devo creare dei mock-up, perché alla fine molti di questi sono mock-up, si chiamano proprio così, che sono quelli che si utilizzano un po' come demo, dimostrazione del lavoro, e poi dopo viene realizzato per esempio con l'orchestra o con la band. Quindi diciamo io mi diletto un po' a suonare un po' con diversi strumenti, tra le percussioni, chitarra, basso, armonica. Infatti su Giamendo ci sono anche c'è un paio di pezzi con cui ho usato l'armonica. Non sono bravissimo, però cerco di imparare a fare le cose che diciamo mi servono per ottimizzare i tempi, e ovviamente senza dover chiamare nessuno, anche perché alcuni strumenti sono difficili da campionare, appunto l'armonica o strumenti a fiato. Quindi poi per il resto utilizzo sì dei software che sono delle librerie in cui insomma la maggior parte sono orchestre, quindi percussioni, archi, tutta la famiglia dei legni, ottoni. Poi ci sono varie tecniche per riuscire a fare sì che gli archi e gli altri strumenti si mescolino senza che siano troppo finti, quindi basta miscelarli con diverse librerie e si riesce a creare una sorta di quasi di realtà, perché comunque alcuni lavori che ho fatto sono venuti discretamente a livello sonoro, intendo. Poi musicale è un altro discorso, però a livello sonoro basta starci un pochettino attenti, si possono, mescolando varie librerie, si riescono a ottenere degli ottimi effetti. Mi piace, non so se hai notato, Gianluca, questa modestia, no? Sì, sì, che dicevo, questa umiltà anche, non so adesso. No, no, vabbè, è la verità, insomma, nel senso, la buona musica, cioè, nel senso, si fa, io cerco di scrivere musica tonale che piace a tutti, però non sempre a tutti piace. Esatto. Beh, certo, però guarda, ti posso garantire che abbiamo dei riscontri, anche adesso mi hanno scritto privatamente un paio di persone a cui che ci stanno ascoltando e mi scrivono che è bella musica, quindi è già un riscontro positivo anche questo, che solitamente non ho mai durante le dirette, quindi vuol dire che sta veramente piacendo sia la trasmissione che ovviamente la tua musica, quindi questo è anche bello. E caro Gabriele, sono le 22:58 minuti primi, la nostra trasmissione sta volgendo quasi al termine, abbiamo ancora una decina di minuti scarsi circa, anche perché siamo partiti con qualche minuto circa così di ritardo fisiologico, e quindi non ti preoccupare, l'ora a nostra disposizione sarà integralmente utilizzata, sebbene, caro Saiuz, come ben sappiamo poi ci vogliono 20 minuti di saluti con me, giusto? Esatto. Ma 20 minuti è dir poco. Esatto. Cioè facciamo una trasmissione con i saluti di Gianluca. Esatto. E quindi adesso comunque ci daremo i nostri tempi di chiusura. E ricordiamo, Gabriele Bocchicchio lo trovate su Giamendo. Il nome è proprio questo, Gabriele, scusami che ti chiedo, sempre a completezza, o ci sono degli pseudonimi, degli account, delle cose che utilizzi? No, proprio questo, ti trovano così. Mio Gabriele, allora, su Facebook l'URL è gabriele.musiccomposer.
Esatto, lo dice, hai capito, la mia domanda non era per nulla, perché avendo ricercato delle informazioni su di te non è stato poi così immediato scrivendo, però ecco perché cerco di aiutare anche gli altri amici, perché mi metto sempre nei panni di chi ascolta o di chi non conosce, allora giustamente voglio sempre dare le indicazioni complete. Sai quando ti dicono ma è facile, vai nel sito, fai così, oppure e dopo uno dice ma come, io ci ho provato, non ci sono riuscito, e allora diamo tutto completo. Esatto, vedi che abbiamo la nostra Priscilla che ce l'ha ricordato, perché appunto No, perché anch'io l'avevo cercato e non è stato semplice, perché c'erano anche alcuni altri omonimi e poi esatto, non ero proprio sicura esattamente che fosse lui, dopo ho controllato meglio e insomma era lui comunque e risultava il nostro Gabriele. Scusami, dimmi. C'è Marco che ci scrive saluti fisiologici. Sì, esatto. E beh, il caro Marco, un carissimo amico che ringrazio sempre, sì, ringrazio sempre per ascoltare, e lui mi sta prendendo in giro un po', mi sta sfottendo, ovviamente. E allora, caro Gabriele e Saiuz, io direi appunto ascoltiamo un ultimo brano, poi in chiusura che lo lasciamo andare per chiudere, no? Sì, questo qui, sì, l'ultimo brano che volevo mandare è questo qua. Non so se Gabriele è d'accordo, perché ho questi brani io che sono riuscito a trovare veloce. Winter Solstice. Stiamo parlando di Winter Solstice. Sì. Esatto. Beh, perfetto. Io volevo chiudere con questo brano, alla fine, dopo i saluti però, perché non appunto, non essendo un brano, non molto, dopo i saluti, perché così ce lo godiamo proprio tranquilli fino alla fine senza parlarci sopra, e soprattutto come abbiamo fatto gli altri brani all'inizio che ci abbiamo parlato sopra. Okay. Ok, allora ma bisogna chiedere a Gabriele, perché io non lo so, forse mi è sfuggita una cosa, no? Io non so come sto arrivando con l'audio questa sera. Bisogna chiedere a Gabriele una cosa: cosa vuol fare da grande? È una bella domanda. È perché hai provato quasi tutto, cioè, ti stai in collaborazioni, adesso vai a fare impianti, diciamo, insomma. Sì, io dico, cioè, quando l'hai detto primo impianto, ho detto: ma cosa fa questo? Fa il musicista o fa il carpentiere? Non lo so, no, scherzo. Poi mi ha parlato di artigiano. No, poi mi ha parlato di artigiano, allora va bene. No, scherzo. Mi hai confuso proprio. Io sono un povero mortale, hai capito? Un misero. No, Gabriele, non devi preoccuparti, non sei tu che ti confondi le idee. Sai che se ne confonde da sola. Esatto, è il nostro Saiuz che è così, quindi non ti preoccupare. No, beh, comunque per rispondere vorrei fare l'esploratore, tutta un'altra cosa. No, è perché io comunque sono affascinato da tutto, sono un bambino dentro, sono curioso, leggo molto, mi informo anche su cose che non appartengono alla mia cultura, insomma, quindi cerco di crescere sempre. È lo stesso anche con la musica, penso che ci siano tante cose che interessanti, come anche fare installazioni sonore, nessuna esperienza che non avevo mai fatto e che devo dire che comunque insomma sono interessanti. Io la prendo come se fosse un gioco e non una professione, lo faccio in modo serio però senza grosse aspettative. Okay. Benissimo. No, perché c'è la curiosità è nata soprattutto in chi ci ascolta, no? Perché quando non si è diciamo, veniamo da un mondo che è diverso da quello che, tra virgolette, scusami Gabriele, si ha, eccetera, no? Che tutti rimandano, conoscono, eccetera. Quello che mi piace è far capire alle persone come lavora personaggio che lavora con questo tipo di musica, che compone, che mette a disposizione la propria opera in un determinato modo, eccetera, perché è quello che è importante per chi ci segue. Beh, senti, una cosa molto, cioè, che la sento molto è proprio questa cosa di condividere. Io per esempio, studiando un po' composizione, quando il mio insegnante mi ha iniziato a far scrivere le invenzioni a tre voci in stile bacchiano, non si trova niente in rete di altre persone, e meno io non sono riuscito a trovare niente che qualcuno avesse fatto qualcosa anche per capire, per scomporre e poi ricomporre, no? Come si fa con
con un motore. Quindi io, insomma, i miei esercizi di composizione li pubblico anche, perché magari può servire a qualcuno, magari ci sono delle cose, intanto sono tutti corretti dal mio insegnante, quindi dovrebbero essere buoni, perciò le persone magari possono, non lo so, prendere spunto, magari proprio dagli esercizi, dagli studi, spesso anche, insomma, alle lezioni, quando ero bambino, di musica, spesso si studiavano proprio gli studi di tutti i musicisti, tutti i compositori hanno provato a scrivere degli studi per se stesso, ma anche per gli altri. Quindi, diciamo, oggi con questa nuova era, per me è un po' come, insomma, regalare i miei studi, i miei sforzi, il mio sudore e metterlo lì. Può servire a qualcuno, ci sarà qualcuno sicuramente che ne farà buon uso. Ma certamente la cosa bella sarebbe che chi dovesse farne buon uso, cioè chi prende questa parte, insomma, la utilizza, mandare un saluto, dire grazie, ciao. Farebbe piacere. Non è così, e purtroppo capita solo in Italia che è così. Va bene, perché non è che voglia denigrare certe cose, solo che qui non siamo abituati ancora, e lo ripeto, è vero, siamo ancora agli albori, per esempio, di questo genere di pensiero, no, sulla musica, soprattutto sull'opera, diciamo che l'opera, sul lavoro intellettuale, il lavoro della persona. Sono d'accordo, però dobbiamo anche, io penso che non dobbiamo essere troppo esterofili o comunque pensare che quello che succede fuori sia migliore di qui, perché qui in Italia abbiamo un sacco di talenti. Io conosco persone, anche ragazzi più giovani di me, che sono dei musicisti fantastici, che potrebbero dare molto, soltanto partono svantaggiati, anche scoraggiati, perché si ritrovano immersi in una burocrazia, anche chi cerca di farlo un po' per professione, con l'EMPAS, con la SIAE, con tutti i problemi relativi proprio alla professione, e magari molti cercano un po' che fortuna fuori, poi c'è chi torna, insomma, è complessa la faccenda, però qui da noi ci sono un sacco di talenti e dovremmo tutelarci in qualche modo. Forse essere questa cosa qui di come dicevi tu prima, insomma, della Creative Commons, che le persone magari mettono i propri lavori, possa crescere sempre di più, in modo che le persone si incoraggiano anche, no, ad alimentare questo fuoco che c'è anche qui da noi in Italia. Forse un giorno esploderà. No, me lo auguro, noi ce la mettiamo tutto, Gabriele, tutto nel nostro piccolo, e abbiamo adottato questo tipo di musica, cioè questo tipo di licenza apposta, perché quello che, quando io mi sono avvicinato alla licenza Creative Commons, io la cosa che ho capito era la parola proprio che hai detto tu prima, condivisione. Quando sono partito con Radio Science, il mio motto era per condividere. Cioè, voglio condividere le mie idee, le mie passioni e le passioni di tutti, insomma, le idee di tutti. D'accordissimo, questo è quello che faccio tutt'oggi. Io condivido ciò che imparo, ciò che leggo, ciò che scrivo, da condividere, compartire con le persone. È come se fosse una grande mensa, insomma, ci dobbiamo cibare tutti di questa cultura. È perfetto. Quindi, voi siete grandi, siete avanti in questo, perché non ci sono radio persone che sposano questa filosofia. Tutti benissimo. Pensano al denaro, pensano a tutelarsi, pensano, hanno sempre paura che l'altro lo voglia fregare. Questo è un po', sta un po' dentro nell'indole italiana, insomma, che l'altro stia per fregarti in qualche modo. È sempre così, non ti penso. È vero. È verissimo. Scusatemi, ragazzi, se vi ho tolto un attimo la parola, perché mi ero riservato alla fine per fare due chiacchiere con Gabriele, per cercare appunto di far capire alle persone che cos'è veramente questo spirito di questa licenza, questo modo di condividere le loro opere, diciamo quello che uno crea e che lo mette in condivisione con altri. Un'ultima cosa, se ci fosse qualche ragazzo in ascolto, un mio consiglio è che di non aver paura a pubblicare i propri brani, perché spesso molti dicono, ma se lo pubblico poi me lo rubano, poi viene utilizzato,
io dico che dobbiamo dividere, dobbiamo condividere, perché è l'unico modo per farci un po' conoscere, e secondo me è un dono che uno fa, e va contro la paura di tutti che scrivono musica e non la pubblicano, sta sotto SIAE, ma poi sta dentro un cassetto, cioè non so, è proprio brutto l'idea, prende polvere e basta. È vero, no, è vero, no. Questo è vero, è bello che la musica giri, è bello che la musica sia ascoltata. Io quando ho fatto un lavoro, questi appartengono a dei progetti che ho fatto, che ho lavorato, sono stato pagato per questo, io il mio lavoro l'ho fatto, quindi questi brani per me adesso sono di tutti, insomma, li regalo in qualche modo. Rimango sempre io il padre, però ovviamente tutti possono usarlo nei loro video, scaricarlo, eccetera. Perfetto. Gianluca, grazie Gabriele. Io sono affascinato e naturalmente concordo con quello che dice Gabriele, ed è sempre indice di grande di grandezza, se posso permettermi, di umiltà, di quant'altro. E mi riallaccio a quello che hai detto all'inizio, di questo tuo ultimo intervento, Gabriele, con Saiuz, che è vero, io diciamo, lo dice un esterofilo e mi piace quello che hai detto, non siamo troppo esterofili, perché a volte, come spesso accade, abbiamo da noi tante maestranze, tanta gente brava che appunto poi, purtroppo, conoscendo il nostro sistema, viene imbrigliata, ingabbiata, e psicologicamente magari ti demotivi ad andare avanti proprio perché c'è la burocrazia e quant'altro. Però è vero, io da buon esterofilo dico, è vero, non sempre quello che è all'estero, fuori confine, è sempre meglio, e non è che si stia proprio sempre bene, o che tutto quello che fanno gli altri sia ovviamente meglio di noi o di quello che facciamo noi. Ed è vero, concordo con Gabriele, invecchiando sto rientrando in patria, no, a parte gli scherzi, però è vero, sì. E poi insomma, anche tutto, per tutto quello che hai detto, per il resto è veramente grandioso, lo apprezzo molto, bello anche questo fatto. Tu hai detto, il lavoro l'ho fatto e poi l'ho regalato, e quindi di incitare anche i giovani a non tenerseli per sé in un cassetto della SIAE, nonostante i timori che venga scopiazzato e poi rubato, dove altri ne possono fare altro uso, naturalmente con scopi non tanto benefici. Allora, 23 e 12 minuti primi, anche Gabriele, uso la mia frase solita, annoverato tra gli amici di Saiuz Web Radio, di Radio Saiuz, scusami, ma caro Saiuz, mi viene in mente la solita vecchia frase. E naturalmente l'appuntamento con provvisoriamente i due compari più uno, la trasmissione in diretta dei lunedì sera, si rinnova, correggimi se non se sbaglio, caro Saiuz, anche per lunedì prossimo. E naturalmente vi diamo appuntamento quindi a lunedì, e cos'è il prossimo 9-7-16 maggio 2016, sempre alle ore 22. Questa puntata è, come tutte le altre puntate, riascoltabile nelle pagine qui nel network e naturalmente nei vari, diciamo così, siti web di Radio Saiuz, tra cui YouTube, le pagine intese di social network, quindi anche Facebook, e quello che Saiuz in www.radiosaiuz.it pubblica, e quindi la potete riascoltare in podcast oppure naturalmente di nuovo in onda, in differita, cioè vale a dire in replica, il giovedì pomeriggio alle ore 14.30, sempre rigorosamente CET, set Central European Time, perché è l'orario dell'Europa Centrale. Insomma, l'hai voluto dire questa sera, non c'è niente da fare. E quindi per gli amici che a quest'ora in America, o dipende in quale zona dell'America, è primo pomeriggio, caro Saiuz, e quindi se ci ascoltano dopo pranzo oppure dall'altra parte del mondo, verso est, è quasi giorno nuovo, ormai l'alba sta per arrivare, e quindi li salutiamo calorosamente, tutti i nostri amici che ci ascoltano in giro per il mondo, e possono anche ascoltare Gabriele Bocchicchio, quest'ospite che abbiamo avuto questa sera, nelle sue composizioni musicali a noi molto care, che ci sono piaciute appunto anche in jamendo.com. cari amici, una buona notte a tutti, vi aspettiamo lunedì prossimo, lascio la parola ai miei cari Priscilla e nonché Saiuz, e mando un abbraccio e un gran saluto al mitico Gabriele, che è stato un gran piacere, caro Gabri, veramente conoscerti in questa occasione,
e passare un po' di tempo, spendendo un po' di tempo assieme per questa chiacchierata. Le porte di Saius sono sempre aperte, quindi quando vorrai tornare, anche per muovere o per far sapere altre tue nuove iniziative, nuovi eventi, sai che puoi sempre tornare lunedì sera o far sapere tramite Saius quello che sarà di te. E quando grazie sarai grande, come ha detto Saius, ci farai sapere cosa hai deciso. Con... bellissima domanda di Saius. Farò degli impianti. Ragazzo, vai a giocare col quadro elettrico di là. Come direbbe Saius. Beh, lasciamo salutare Gabriele, se ha qualcuno qualcosa da salutare. Qualche qualcosa a dire, ciao mamma, ciao papà, insomma. Esatto. Lascio la parola a te, caro Gabri. Buonanotte a tutti e alla prossima. Un abbraccio a tutti dal vostro Gianluca. Ciao, ciao, grazie a voi. Benissimo, Gabriele. Priscilla, vuoi salutare? Sì, allora vabbè, saluto la Clara e Marco. E Marco anodizzato, non so se lo conosci, Gabriele, se è una persona che conosci o qualcuno forse che ci sta seguendo, ok. Quindi un saluto anche all'altro Marco che ci ha appena scritto. E ci vediamo lunedì prossimo. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre con i due compari più uno. Saius, vuoi dire qualcosa? Ma certo, adesso devo fare il mio sproloquio finale. Ecco, un'altra mezz'ora. Sì. No, salutare il condominio e dire che questa trasmissione è andata in onda su tutto il network di Radio Saius, e quindi precisamente su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto, www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri di Salgareta in provincia di Treviso, radiosismondilibri.it, Radio Isso di Modena, www.radioisso.it, e ultima nata Radio Valdichiana in www.radiovaldichiana.it. Ovviamente siamo andati sulla web TV, su diversi canali e su diverse piattaforme, oltre ai due canali standard di Saius sulle proprie pagine. Siamo presenti sul canale su YouTube, su Ustream e su Vogue Live, quindi insomma avete molto, cioè potete seguirci dappertutto. Mi stavo impappinando Gianluca questa sera, e questo è giusto per completezza. Poi Gianluca vedremo il tutto. Allora ragazzi, ci sentiamo domani per gli amici che seguono Don Chisciotte e Mulini a Vento, quest'altra trasmissione condotta da Alfredo Stori da Bologna, alle ore 22 sempre. E un caro saluto, un ciao, e la riunione di condominio è rimandata lunedì prossimo. Ciao ciao. Vado col brano? Col brano vado? Buonanotte a tutti, grazie ancora Gabri anche dei complimenti e degli apprezzamenti che hai fatto per Radio Saius. Apprezziamo molto di cuore. Un abbraccio a tutti, grazie, ciao. Ciao. Buonanotte. Winter solstice, si può dire così? Sì. A grande Saius, partito! Thank you.